Buongiorno tesoro, come stai? È domenica mattina. Ecco. Siamo tutti un po' addormentati. Dove stiamo andando? E stiamo andando al villaggio della salute, che è un posto carinissimo perché è un'età tra un parco acquatico e un centro benessere, quindi ci sono tantissime piscine diverse, trattamenti, sali per il corpo. Sembra una cosa carina. Giornata relax. Sì. Dopo la giornata di ieri che abbiamo fatto in montagna con il percorso, vogliamo fare qualcosa di rilassante. E dovremmo quasi esserci, a dire il vero. Sì, ormai mancheranno un quarto d'ora. Siamo appena arrivati. Questo posto già mi piace tantissimo perché guardate, si trova in mezzo alle colline. Vabbè, quindi tutto intorno ci sono tutte le colline. E praticamente mia sorella mi spiegava che iniziano le piscine con i scivoli e tutto il resto già qui alla, sì, diciamo, alla valle, e poi devi risalire la collina per andare a cercare tutte le altre piscine, gli ombrelloni, i sali, tutti i vari trattamenti. Però la cosa bella è che sento già profumo di grigliata, sì, di carne. Si sente tantissimo questo profumo di grigliata. Ah, è vero! Per andare verso la collina, cioè su, sulla collina, vedete che c'è quel... come nastro si chiama? Trasportatore. Nastro trasportatore. E lasciare un metro di distanza tra una persona e l'altra. Ah, sì? Yeah. Oddio! Oddio! Sembra di cadere. Che figata questi materassi, visto, davvero? Dai. Molto più comodi. Ci si sdraia qui sopra, quindi, sì, per prendere il sole. Guarda come ti addormenti qui. Wow! E togliamo questo. Che meraviglia! Non li avevo mai visti così. Belli. Sì. Che bello! Che bello! Cucciolo! Che bella questa piscina! Che bellissima! Entriamo? Andiamo, dai! Che carino! E là ci sono anche delle cascate qui! Sì! In mezzo alle colline. E poi qua partono le onde. Si sa che in quella là. Qua, qua. Ah, sì. Qua vengono anche qua le onde. Andrea sta andando su per fare questo scivolo. Stiamo scendendo giù per andare a mangiare. Guardate che bello. Per pranzo abbiamo preso le patatine e l'hamburger. Vediamo un po'. Qua dentro non ci sono le salse. Non ho aggiunto. E tutte le maionesi. Una tonnellata di maionese. Oh, guarda, guarda questo pulcino che si sta per addormentare. Pulcino, pulcino, tesoro. Si sta arrabbiando, dimmi. Prima sui scivoli cosa hai combinato? Niente, amore, sono stata bravissima. A parte il fatto che ci abbia messo un quarto d'ora per riuscire a salire, vero? Ma no, comunque sono stata brava perché li ho fatti, in passato non li avrei mai fatti. Brava. E poi è salita, è partita la prima volta e ha cominciato. Ma quando era quello per bambini. E lei, aiuto, 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 perché aveva paura che da un momento all'altro iniziasse una discesa forte. Sì. Sei tremenda. Tu sei tremenda. Tremendo. C'è tutto questo percorso
E praticamente si scende, si vanno sì. a provare tutte le diverse piscine. Tantissime hanno l'acqua termale. Bella calda. Sì, bella calda, c'è tipo quella anti-age, quella anticellulite anche, ce n'è di tutto. Vediamo questa qui, quella. Ah, ecco, questa qua è la piscina anticellulite. Eccola. Proviamo a vedere. C'è una giornata bella bella. Questa praticamente ha tutti i getti d'acqua. Che massaggiano. Che ti massaggi? Proprio un massaggio alla schiena. Wow. Stellina. Allora? Va benissimo, perché l'acqua è calda. Che bella calda l'acqua. Spero si riesca a sentire qualcosa con le cascate dietro. Amore. Mamma mia, è fortissimo, eh? Ti spinge sott'acqua il getto della cascata. Si sta benissimo lì, vero? Piscina bioenergetica. Questa piramide costruita secondo le regole di ingegneria è in grado di captare le energie biocosmiche vitali. Questa è bella. E scemina. Di trasmettere alle persone che si trovano in suore. Vediamo. Eh? Vediamo. Aspetta, aspetta che adesso vado dentro io. Fino un attimo. Adesso mi divento gigante e forte. Ciappa qua. Prende le energie biocosmiche. Come ti senti? E allora cosa ti senti? Con le energie biocosmiche che ho captato, adesso riesco a percepire che vorrei un hamburger. Idromassaggeria Knaik. Oh, andiamo a farci salare sale marino fino con gli odio, vedi? Praticamente bisogna entrare qua, salarsi per bene. E qui, è qui. Vai, vado. Vado. Ah. Tesoro. Cioè, questo è il tuo metodo per salarti? Guarda. Però mi sta bruciando tantissimo. Ah sì? Sì. Come mai? Non lo so, forse il costume mi ha irritato un po'. Ti piace, amore? Figa, tutti i giorni. Ecco Andrea che fa lo scrub per togliere tutte le cellule morte. Come mi insegnate voi? Anche lì in mezzo alle gambe c'è la pelle morta, eh? Anche quasi morto non c'è niente. Amore. Amore, sono l'unico che ha avuto il coraggio di darci una salata. Bella anche questa. Sono le 7 di sera e guardate come si è svuotata tutta la piscina per noi. Da qua fa un effetto strano, sembra che cada proprio. Ci dice mia sorella, ciao! Dice Luca e qui c'è Andrea. Guarda che effetto che fa, sembra che vada giù là, quasi sì, nel vuoto proprio. È pazzesco, è bellissimo.
mia sorella che fa il morto, io non sono capace purtroppo. Adesso doccia. Adesso ti riprendo per il piacere di tutti. Sì, come no. E poi andiamo a casa, ma guardate che bello, io continuo a guardarmi intorno, mi sembra bellissimo, con il sole che arriva così, stupendo. Olivia? Ciao amore! Oh madonna! Olivia? Ciao bimba! Ciao! Ciao! Ciao bambina! Oh madonna, chi è che abbaia? Chi è che abbaia? Chi è che abbaia? Ma chi è? Eh? Chi è bellissima? Chi è? Ci stiamo preparando perché vogliamo andare a mangiare la pizza in un posto che dicono sia buonissimo qui. Com'è che si chiama la pizzeria? La Corte del Duca. La Corte del Duca, dicono che sia super 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 buona. Siamo in pizzeria e non siamo potuti andare alla Corte del Duca. Perché era strapieno e c'era tutta la gente in attesa che faceva la fila. E siamo venuti in questa pizzeria che comunque è molto carina e anche la pizza dovrebbe essere buona. Sì. Vero? Sì, abbiamo, tu nell'indecisione sei stata l'ultima ad ordinare. Indecisa fra 4, 5, 6, 1000, tutto praticamente. Ma lo sai che io sono l'indecisione fatta a persona? Alla fine so già come finisce, che tu ti mangi la mia e io mi mangio la tua. Questa è la mia pizza. Sono belle grandi, vero? Beh, questa è quella di Andrea. Giusto per quando si ha fame. Sono le olive nere, pomodori secchi. Pomodori secchi, la scamorza affumicata. Questa è quella di mia sorella con le melanzane britrana. Invece Luca, wurstel e funghi trufolati. Si torna a casa. Sì, davvero. Uffa. Siamo tristissimi perché qua si sta veramente bene. Sì, tra la temperatura. La temperatura, il cibo, le... Poi soprattutto per il fatto che comunque siamo in quattro, siamo con mia sorella e Luca. Sempre brutto quando arrivano il momento dei saluti, perché è vero che non siamo lontanissime, nel senso che ci vogliono 10 ore per raggiungere mia sorella, ce ne vogliono 2, però poi per tanti motivi riusciamo a vederci solo una volta ogni 2 settimane e io e mia sorella siamo cresciute in simbiosi, quindi stare separate è veramente difficile e brutto, quindi ogni volta che ci sono questi momenti... Nel prossimo vlog. Buonanotte. Arrivati. Siamo arrivati. Amore, siamo solo a metà. Adesso c'è la discesa però. Poi c'è un'altra salita.